è decisamente un periodo all'insegna delle acquisizioni. Dopo quella multimiliardaria di Activision Blizzard da parte di Microsoft, l'ultimo colpo di scena di mercato tocca a Sony. La casa giapponese ha infatti appena annunciato di aver messo sotto la propria ala Bungie, storico sviluppatore di Halo e Destiny, e a noi non rimane che cercare di capire i motivi dietro questa mossa a sorpresa. Chiariamo un punto. L'acquisizione di Bungie non è la risposta di Sony all'affare Microsoft Activision Blizzard. Accordi simili richiedono mesi se non anni per essere perfezionati e non nascono certo dagli umori del momento. Inoltre, che Bungie fosse sul mercato era noto almeno da ottobre 2020. In quel momento si pensò a un interessamento di Microsoft, considerata la passata vicinanza tra le due compagnie, ma a questo punto è probabile che Sony si fosse fatta avanti già da allora. Tra lo stupore generale, Sony ha annunciato l'acquisizione per 3,6 miliardi di dollari. Chiedersi come mai lo studio responsabile della serie Halo sia diventato parte del mondo PlayStation sarebbe un po' come domandarsi perché il team che possiede l'IP di Crash Bandicoot stia per diventare parte del mondo Xbox. Si tratta semplicemente di accordi economici di alto livello che prescindono da questioni di bottega o dagli affetti dei videogiocatori, elementi che purtroppo hanno scarso valore sul mercato. La parte davvero stupefacente dell'intera faccenda è la chiarezza con cui Sony ha illustrato la situazione. Dopo l'acquisizione, Bungie rimarrà una filiale indipendente, godrà di totale libertà creativa e continuerà ad autopubblicare i suoi prodotti che rimarranno multipiattaforma. A questo proposito, Jim Ryan ha avuto modo di chiarire ancora meglio la questione su PlayStation Blog. Secondo il presidente di Sony, i successi di Bungie nella pubblicazione multipiattaforma e nei giochi live service contribuiranno a realizzare l'ambizione di portare PlayStation oltre le console e di far crescere il pubblico potenziale. Ha poi ribadito che i risultati di Bungie relativi a franchise di grande fama nel genere degli sparatutto fantascientifici saranno complementari al portfolio di proprietà intellettuali di Sony. Prospettive condivise anche da Herman Hulst, boss dei PlayStation Studios, che ha sottolineato come l'ingresso di Bungie in famiglia aumenterà anche le capacità della divisione di cui è a capo. Bungie è così determinata a far capire che non inizierà a produrre esclusive PlayStation che a precisa domanda ha risposto: «Vogliamo che i mondi che creiamo arrivino ovunque giocano le persone. Proseguiremo ad autopubblicarci e a essere indipendenti a livello creativo». Quindi perché acquisire Bungie? Facile. Sony vuole rafforzarsi dove è più debole, ossia nel settore dei live service, e per farlo ha puntato su uno degli studi più ferrati nell'ambito. A sostegno di ciò intervengono ancora le parole di Ryan, che evidenziano come Bungie abbia creato due dei franchise più iconici del mondo videoludico, Halo e Destiny, merito di una grande capacità nel saper offrire alla comunità esperienze su larga scala incredibilmente coinvolgenti tramite dei giochi che si sviluppano ed evolvono nel tempo. Sony ne ha dunque effettuato l'acquisizione perché sta pensando di allargare la sua potenziale base di utenti spingendosi oltre PS4 e PS5, servendosi delle competenze giuste per aggredire un settore molto difficile. Per questo sfrutterà Bungie non solo per i giochi, ma per creare sinergie con gli altri PlayStation Studios, così da ridurre i rischi. Nelle scorse settimane si è inoltre parlato molto di Spartacus, il probabile nuovo servizio in abbonamento di Sony che dovrebbe fondere il PlayStation Now e Plus. In quest'ottica, Bungie e i suoi titoli diventerebbero una leva fortissima, poiché andrebbero ad attirare un pubblico diverso da quello a cui solitamente puntano i prodotti PlayStation Studios, allargando l'ecosistema PlayStation oltre i suoi confini attuali. Di fatto, quella operata da Sony è una mossa che nessuno si aspettava, ma che diventa logica se si considera il desiderio della compagnia di estendersi il più possibile in settori differenti, specie in quello dei servizi seguendo il modello di Microsoft. Per questo il mercato azionario ha reagito immediatamente alla notizia, facendo crescere il valore delle azioni di Sony del 4%. Dopo anni di attendismo dovuti agli innegabili successi in ambito console, gli investitori hanno finalmente visto un segno tangibile della volontà della multinazionale giapponese di abbracciare dei settori che ormai non possono essere più ignorati. Il modello tradizionale diventa sempre più difficile da sostenere e quindi sempre più rischioso, e non è paradossale dunque affermare che Bungie sia stata acquisita per continuare a fare Bungie dentro l'ecosistema PlayStation. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti qui sotto e non dimenticate di seguire Multiplayer.it su tutti i suoi canali, a cominciare ovviamente da YouTube, dove vi consigliamo anche di attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi video come quelli qui accanto. Grazie e alla prossima!